Ciao a tutti da Vittorio. Oggi per l'Inter è il gran giorno e no, non si festeggia lo scudetto, lo hanno già festeggiato domenica. Oggi è il gran giorno perché Zhang deve pagare l'obbligazione a Oaktree. Se non lo farà entro i 5, l'Inter passerà di mano. Visto che sappiamo che Zhang non ha i soldi per pagare l'obbligazione e non ha trovato neanche l'accordo con un'altra società che mettesse i soldi per lui, oggi Zhang perderà l'Inter. Ed è bellissimo che per la Gazzetta dello Sport è quasi una festa, addirittura l'Inter va a stare meglio. La realtà è che non lo sappiamo, ma la Gazzetta dello Sport ha già deciso che sarà tutto più bello. Quando il Milan passò di mano sembrava la catastrofe, la tragedia più totale, il rimpicciolimento del Milan, la svendita totale di tutti i giocatori. Passa di mano l'Inter a un fondo e magicamente questo fondo vuole vincere la Champions League, investirà più soldi del Manchester City, eccetera, eccetera. La realtà è che la Gazzetta sta dicendo cose che non sa neanche perché. Perché fino all'altro ieri diceva che Zhang avrebbe ripagato il debito e oggi invece sa già tutto della politica di Oaktree. Non solo, mi piacerebbe che qualcuno avesse coraggio di fare delle domande serie a Marò. Marotta, intervistato prima di Inter Lazio, ha detto che l'Inter è una società solida, sfido chiunque a controllare i nostri conti. Il giornalista, che ormai ha solo la funzione di tenere il microfono, doveva avere il coraggio di approfondire il discorso, di fare delle domande a Marotta. Non è facile perché devi fare delle domande scomode, ma sei un giornalista, non sei un reggi microfono e dovevi dire a Marotta: ma società solida di che se l'Inter ha 400 milioni di debiti? Precisiamo, in Italia forse il Napoli è l'unica squadra solida che ha un bilancio che può andare avanti da sola. Tutte le altre campano grazie alla cessione dei giocatori. L'Inter ha un debito di 400 milioni. Addirittura quest'anno, quando è uscito il bilancio dell'Inter, si festeggiava perché il debito era stato leggermente ridotto. Ma l'Inter non è una società solida e bisogna avere il coraggio di fare le domande scomode e dire: dottor Marotta, ma l'Inter ha un debito di 400 milioni? Come fa a dire che è una società solida? E attenzione, non parlo solo dell'Inter, si potrebbe fare lo stesso discorso per la Juve, per il Milan, eccetera, eccetera. Quindi dire che l'Inter è una società solida è non dire la verità. E il giornalista doveva avere il coraggio di dire, di fare la domanda scomoda. Poi dice che ci sarà garanzia della continuità societaria, ma questo non lo sa nessuno. Domani arriva una nuova proprietà, può tranquillamente, dopo 2 secondi, licenziare Marotta. La società è mia, ci metto le persone che voglio io, per cui questa cosa che sarà garantita la continuità societaria è un'altra fesseria, è un'altra cosa inesatta, perché non lo sa nessuno. La Gazzetta dello Sport è convinta, Marotta è convinto, potrebbe essere, ma potrebbe tranquillamente non essere. Prendiamo l'esempio del Milan. Il Milan ha cambiato proprietà, che è successo? Che la proprietà ha portato la propria dirigenza. No, abbiamo cambiato tutto, il Milan ha cambiato tutto. Perché invece l'Inter c'è la garanzia che resterà tutto così? Non c'è nessuna garanzia perché non lo sa nessuno. E quindi, anziché tranquillizzare, fare questi articoli, che non è giornalismo, perché non dici la verità, fai un articolo da tifoso per vendere più copie ai tifosi dell'Inter. Ma che l'Inter è una società solida è una cosa inesatta. Che ci sarà la continuità è un'altra cosa inesatta. Perché io acquisto l'Inter e probabilmente ci metto le persone a me care, ci metto le persone di cui mi fido. Marotta potrebbe restare e potrebbe tranquillamente essere cacciato dopo 2 giorni. È successo per Maldini al Milan, potrebbe succedere tranquillamente per Marotta all'Inter. Non lo sa nessuno, però leggo articoli di grande Inter con Oaktree e Champions League, grandi investimenti, eccetera. Non è detto, anzi, un fondo di investimento di solito compra una società, in questo caso in grande sconto perché quello non ha pagato il debito, e che fa? Cerca di risanare il bilancio e di rivenderla a un prezzo superiore di quanto l'ha comprato. Questo farà Oaktree. Per cui io, fossi un tifoso dell'Inter, non sarei tranquillissimo. Anche perché, e non va dimenticato, ma la Gazzetta lo ha dimenticato, nel 2027, e quindi non fra 100 anni, ma fra 3 anni, l'Inter, e non Zhang, dovrà restituire un'obbligazione di 400 milioni di euro. Io voglio vedere l'Inter dove tirerà fuori questi soldi in 3 anni, non in 3 secoli.
Io fossi tifoso dell'Inter sarei un po' preoccupato, ma se leggo l'articolo della Gazzetta Sport è tutto bello, l'Inter è la squadra migliore del mondo, l'Inter ha più soldi di qualsiasi squadra, anche del Manchester City, prossima estate prendiamo Haaland e Mbappé tutti insieme. Non è così, non è così, poi attenzione, magari Oaktree lascia tutto com'è e dà anche dei soldi. Molto difficile, probabilmente Oaktree cercherà di risanare il bilancio e di rendere l'Inter comunque competitiva, ma non feste e champagne e grandi investimenti. È difficile, come non è detto che Marotta resterà all'Inter. Insomma, volevo farvi un piccolo riassunto perché secondo me la Gazzetta e non solo sta veramente dando messaggi sbagliatissimi. Ovviamente questo è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivi un commento qua sotto e noi ci vediamo alle due con un altro video. Grazie.